C'è voglia di ripartire, di mettersi alle spalle questo periodo difficile e l'amministrazione ha pensato anche dei momenti di cultura, di svago, di riaggregazione delle persone. Piazza Europa sarà il centro, il fulcro di questa attività. Che cosa state preparando, signor Sindaco? Beh, proprio per aiutare tutti i nostri concittadini a riprendere una vita normale, abbiamo deciso di ripartire dalla cultura, da un impegno che però coinvolge tutti con sicurezza. E per fare questo abbiamo deciso di fare una bellissima stagione teatrale, musicale col jazz e anche del cinema. Grazie alla collaborazione con Fondazione Carispezia e IREN tutto questo si è reso possibile. Abbiamo scelto questa piazza perché, al di là del messaggio di una piazza storica che è di fronte al comune ma anche di fronte alla cattedrale, vogliamo che si svolga tutto nella massima sicurezza. E questo è stato fatto grazie ai nostri uffici, grazie ai nostri collaboratori e possiamo dire di avere una grande estate, grandi personaggi, grandi spettacoli di qualità e anche messaggi seri che ci si può divertire anche rispettando le regole. Una grande stagione, avete diviso in alcuni settori il teatro, la musica, la cultura musicale con altre manifestazioni particolari. Come avete scelto, questo palinsesto così ben nutrito? Beh, grazie al nostro commissione teatrale, al nostro coordinatore Maggi, che è un grande regista, quello che ha portato ad esempio in giro per l'Italia un grande successo Van Gogh, ci ha proposto queste 15 rappresentazioni che coinvolgono attori di prima fascia proprio a livello nazionale, non solo, preziosi, La Barbera, poi abbiamo Monica Guerritore, ma tantissimi altri nomi, non voglio dimenticare nessuno, che coinvolgono dai bambini agli adulti, con grandi temi di grande riflessione, toccherà anche Shakespeare, toccherà altri temi che riguardano proprio la vita attuale. E questo è molto importante perché sono quasi tutti eventi che abbiamo deciso di non farli pagare, a parte pochissimi, quindi solo due o tre saranno a pagamento, tutti gli altri saranno gratis proprio per coinvolgere tutta la città, senza preclusione. Il jazz, la musica di qualità. Fa parte della storia di questa città. Esatto, ci sembrava brutto quest'anno non continuare quella che è la tradizione del più antico Festival del Jazz d'Italia e avevamo fatto un accordo con Umbria Jazz, quest'anno avremmo fatto le cose veramente in grande. Ecco, per non perdere questo anno, grazie al maestro Lorenzo Cimino, abbiamo coinvolto grandi personaggi del mondo del jazz, un prodotto di qualità e le scuole, il liceo musicale, insieme ai ragazzi, che quindi faranno questa esperienza di suonare in vari punti della città e poi avendo magari lo spettacolo più importante con musicisti di livello nazionale che qua si esibiranno. Quindi è proprio un modo di coinvolgere tutti e per tutti.